Peccato, è rotto. Vedi? Manca la bambolina. Ce l'ho io. Eccola. Vedete, piccoli miei, questo è uno dei primi regali che mi ha fatto vostro nonno. C'eravamo appena fidanzati. Come suona strano la parola fidanzati adesso. E come vi siete conosciuti tu e nonno? Dai, racconta, nonno. Dunque, era il 1960... È possibile che non ricordi quella data? Sì, anno più, anno meno. Comunque erano gli anni del boom, del miracolo economico. L'Italia era prospera e anche felice. Tua nonna non aveva ancora 18 anni. Era molto vivace e bella. Bella come un angelo. Anche se un angelo proprio non era. L'ho conosciuta in una scuola, in un liceo, qui a Roma. Era quasi primavera. È arrivato sto telegramma. Come ieri? Un telegramma? Ieri. E me lo do oggi. Io non ce lo do oggi. E fusse che fusse la porta buona che mi paga la pensione. Buongiorno, signorina Paola. Sono le 7:30. È ora di andare a scuola. E aspetta. Sì? Cos'è questa? Cos'è questa torta? Te l'ho detto che non mi piace la torta la mattina. La solita torta quotidiana, ok? Il dolce buongiorno del mattino. Aspetta, preparami i vestiti. Ok. Ma tu guarda questo capone. Un telegramma arrivato ieri me lo consegna dopo 24 ore. E meno male che la convocazione è per oggi, se no questo mi rovinava. Appena prendo il primo stipendio mi compro 12 paia di calzini. Le mette oggi? No. I problemi li infilo in un sacchetto
strizza un occhio, poi ride e se ne va. Meditando nel cielo osserverò aquiloni che volano lassù, dei bambini che fan pipì sopra un falò. Tra la gente oggi mi diverto. Bianchina? Sì? Questi te li regalo. Arriva sempre in ritardo questa qua. Ah, meno male, grazie al cielo. No, perché questa volta ero proprio convinto che si trattasse di un colpo secco. Povero professor Calbusera, un uomo talmente buono. No, 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 per carità, che rimanga pure a casa, certo, che guarisca completamente. Ecco, brava, arrivederci. Travaso di bile, povero professor Calbusera, e dire che la sua classe è stata definita la classe degli angeli. I miei ragazzi sono allievi che i colleghi mi invidiano. Beh, io non le capisco, quelle scuole che hanno classi scatenate, peggio delle orde di Attila davanti a Roma nel... Nel 462 d.C., signor Preside. Bravo, mi piacciono i giovani svegli. Oh, vede, mio caro, prima di introdurla in classe mi corre l'obbligo di avvertirla che le è stata assegnata la quinta B. Per me va bene. No, vede, quando io parlo di quinta B intendo un'aula sulla cui porta ci dovrebbe essere un cartello con su scritto 40 professori da questa cattedra hanno elargito la loro scienza ad alunne eccezionali. È sempre una grande soddisfazione e un vero piacere, direi, rendere partecipi delle proprie conoscenze i ragazzi che meritano. Certo, e particolarmente le alunne della quinta B sono educate, affezionate, sono dei veri fenomeni, insomma è una classe di gran merito. Comunque in bocca al lupo e coraggio. Mica mi manda davanti al plotone d'esecuzione. Ma no, caro figliolo, sono giovani sensibili, affettuosi. Ah, un'altra cosa le volevo dire, bisogna che lei sia pronto di riflessi, no, perché nei momenti, diciamo, più impensati, proprio eseguono dei lanci. Prego? Eseguono dei lanci, per simpatia. Lanci di che? Eh beh, mazzi di fiori, caramelle, libri, insomma, comunque sono sempre moti dell'animo, per cui lei capirà questi slanci, immagino. Adesso che tutto è stato chiarito, vado a prendere in mano la sua classe. Buongiorno, signorine. Buongiorno, signore. Aspettano che lei dia l'ordine di potersi sedere. Ah. Sedute, sedute. Sedute. Grazie, signor professore. Sono stato chiamato a sostituire il professor Calbusera che ha avuto un piccolo incidente. Vi prego quindi di stare attente, di seguire con profitto le lezioni, di studiare, insomma, perché scusi, per ottenere... Scusi, professore, ma noi ci ripromettiamo di seguire con la massima attenzione ogni sua lezione, perché lei ci sembra simpatico e anche molto carino. Via, non esageriamo adesso. Siete brave ragazze. Il signor Preside mi ha parlato di voi, tutto sommato, in modo lusinghiero. Sì, lo sappiamo a memoria ormai. Dicono che siamo una peste, ma è solo perché non ci capiscono. È per questo che siamo infelici, caro professore. Beh, da oggi, signorine, ci sono io qua e troverò il modo di aiutarvi. Io inizierei questa giornata come fanno tutti, con l'appello. Alagna. Presente. Baruffi Rosina. Presente. Gagnetti Giovanna. Presente. Casale Ada. Presente. Grassi Ada. Presente. Brandelli Michela. Presente. Davis Paola. Professore. Sì? Nessuno mi vuol bene. Nessuno mi capisce. Sono tanto, tanto cattivi. Perché dice questo, signorina? Ma non pianga, non faccia così. Cosa c'è da piangere? Cosa le hanno fatto?
Come, cosa c'è da piangere? Piangerebbe anche lei, professore, se si trovasse nei miei panni, in una scuola dove viene trattata come se fosse in un campo di concentramento. Lei non ce l'ha una madre che vive la sua vita fuori di casa. È un padre che l'insulta, mi prende a schiaffi, perché dice che sono figlio di madre fedifraga. Signorina, si dice fedifraga. Ah sì? Grazie. E poi, se penso che mi porta a casa persino le ballerine, le attricette, le fotomodelle, quelle che posano per certe riviste che non oso nemmeno nominare. Lei le legge, vero? No, non è roba per me. Però capisco che è tremendo il suo caso. È terribile. Mi sento immensamente sola. Ho tanto bisogno di affetto. Me l'ha detto anche lo psicanalista, sa? Ho tanto bisogno prego, di protezione. Signorina, si controlla. Non lo capisce, professore. Di protezione. Si calmi. Ma fate qualcosa, io vado ad avvertire il prete. No, professore, non lo chiami per favore. No! Perché? No, perché sono qua la Paola, gli vengono le convulsioni. Vieni, poverino, come vieni. Si può calmarla? Dunque, lo psicologo ha detto che lei praticamente è avvenuto un transfert. E allora, calmati, tesoro mio, calmati. Dunque, sì. E quando lei vede il preside è come se vedesse suo padre, perché ormai si è convinta che l'uno sto è più forte dell'altro. Male. Ma cosa bisogna fare in questi casi per calmarla? Veramente in questi casi ci vuole uno schiaffo. Ma come? Per calmare lei da uno schiaffo a me? Sì, professore, perché lei rappresenta la figura paterna e quindi ho punito. Ah, no, ferma, si sta già calmando. L'ha detto anche lo psicanalista. Che il mio è un fatto nervoso e l'unica cosa che mi può calmare è la sigaretta. Va bene, fumi allora. Chi ne ha uno? Io. Sì, però devono fumare anche loro. Sennò mi sento come una pecora nera e mi ritornano di nuovo i sensi di colpa. Ragazze, fumate. Grazie. Professore, guardi che deve fumare anche lei, altrimenti alla nostra Pauletta li vengono i sensi di colpa. Io non ho mai fumato e non voglio fumare. Fumate voi, purché lei stia bene. Ma provi, professore. Se no alla nostra Pauletta li vengono i sensi di colpa. Uh-huh. Provi. C'è sempre una prima volta. Questa è l'ultima volta. Forza. Vieni qua tu. Comandi, signor presidente. Ma che cosa hai? Ferro sotto le scarpe? Che è successo nella quinta B? Niente. Mi sembra troppo strano questo silenzio. Non l'avranno mica ucciso quel poveraccio. È davvero strano, signor presidente. Ti ripiglia? No. La sorte di quel giovanotto mi tiene preoccupato. Vuoi vedere che magari lui è riuscito a domarle quelle belve? Beh, vai a fare le pulizie. Che hai fatto? Niente. Vai. Mannaggia morta, ma hanno già ucciso pure questo. Ma che cos'è questo caos? Stavo dicendo. Dici. Che succede? In presidenza. Pugno di ferro ci vuole, pugno di ferro in guanto di velluto. Guardate come si è ridotta. Lei deve instaurare nella quinta B il terrore. Il terrore come nella rivoluzione francese. Ma signor Preside, mi aveva detto che era una classe di angeli. Vabbè, comunque gliel'avevo detto per darle coraggio. Lei mi doveva capire, ma adesso impegno. E studio. E per oggi la lezione l'ha presa lei. Ragazze, oggi il Preside gli avrà fatto senz'altro il suo solito lavaggio del cervello. E se domani, e sottolineo se, continuerà a fare il duro, giuro che lo distruggerò. Il preside vuole il pugno di ferro ci sarà. Senti, il tuo accanimento però mi sembra un pochino esagerato. Dico, non è che sei in leggera fase di cottura, no? A che ti riferisci? Per caso le divine contraddizioni dell'amore? Eh no, il fatto è che il tuo comportamento mi sembra un pochino strano. Sarà perché tu non hai mai, mai amato veramente, cara Paola mia. Eh già, perché tu invece, novella rovente messalina, hai una lunga esperienza amorosa con stuole di amanti usati e gettati nel baratro dell'oblio. Va bene, fai pure. Prendi quell'ingenua creatura e fanne quello che vuoi per il tuo piacere. Quel poveraccio però ne soffrirà. Cosa vi ha fatto di male? I professori vanno rispettati. Perché rappresentano la cultura, e la cultura va rispettata. Ehi, attente ragazze, che oggi è demodè dire demodè. Non avete letto l'ultima inchiesta? Che vuoi dire? Sarebbe a dire che oggi vanno di moda le nuove definizioni americane, come in e out. In vuol dire di moda, e out il contrario. Guardate lei, per esempio, tu, mia cara, io. Tu sei out. Io sarei out. E chi sarebbe in questa stanza? Dai, vediamo. Io. Paola. Beh, giusto. Allora anch'io dovrei essere in.
No, per quanto mi riguarda proprio no. Detesto chi mi guarda implorante. Ma cosa devo fare? Che prezzo dovrei pagare per stabilire un rapporto? Non mi va di essere scelta come una schiava. Voglio essere io a corteggiare un ragazzo. Allora perché non mi corteggi? Sono innamorato di te da quando eravamo all'asilo. Quando eravamo all'asilo ti amavo anch'io. Ma crescendo ti sei proprio guastato. Sei diventato out. Out. Fuori, è in o out? Out. E il preside? Out. E il ballo? In. E tu Molino? In. Userò un nuovo metodo con voi e sarò inflessibile. Vedo che i banchi sono tutti occupati, perciò salto l'appello. Vediamo. Chi vuole essere interrogata? Io. Ah, lei, signorina Davis. Prego, s'accomodi. Venga, venga. Metta via quella scopa, non sia cretino. Che cosa fa l'Orlando Furioso? E poi... con un topo finto. E questa è la seconda lezione, va bene? Professore, ricreazione. Cara mamma, finalmente ho trovato un posto di insegnante in una scuola molto importante. Le allieve affidate mi hanno per me il massimo rispetto. C'è molto calore umano e delle buone vibrazioni da parte loro che mi arrivano come folate di vento del sud. Insomma... ti confesso che la loro partecipazione mi ha sorpreso e colpito profondamente. Oggi è martedì grasso e il preside mi ha invitato a una festa nei locali della scuola. Puoi essere orgogliosa di tuo figlio, che sta vivendo un momento di grande popolarità e soddisfazione professionale. Bacioni, tuo Marco. Thank you.
ragazze, che ve ne sembra? Come sto? Voilà! E fa la fatica che con un bacio trasforma il rospo in un principe azzurro! Sì, perché il rospo quando ti vede non scappi via spaventato. Sempre gentile, vado a vedere come procede la festa, va? Sentite, sentite, un piano per stasera formidabile. Allora, professoressa Crisafulli, le espongo la mia idea. Ho chiesto indistintamente ai ragazzi e ai maschi di venire accompagnati dai propri genitori. In questo modo ci sarà una perfetta sorveglianza e non ci sarà la possibilità che la festa degeneri. E no, cara professoressa, molti maschi possono diventare pericolosi, aggressivi, chiaro? E come? Beh, e mica tutti. Oh, ecco, sono arrivati i ragazzi, accompagnati dalle loro mammine. Buonasera, signor Preside. Ciao, caro. Siamo davvero commossi per l'invito. Che dolci. Sia pure accompagnati dai nostri genitori. Oh, solo per prudenza. Le presento mia madre. Oh. Sì. Ciao. Questa è la mia sorellina. Ciao, maschio. E io le presento mia zia. Piacere, mi sei ancora bello messo, sai. Oh, oddio mio. Ma scassato ancora un braccio. Grazie e buona serata. Ma chi sono? Ciao bambole, come state? Ciao Luca, sei tu, vero? Quasi quasi non ti riconoscevo. Allora, che ne dite delle nostre mammine? Straordinarie, siete stati veramente forti. Non riusciamo pure a rivedere quel posto. Non è vero? Signore e signori, ragazze e ragazzi, sono lieto che siate... Ma questi non mi danno retta. Signore e signori, ragazze e ragazzi, ma se ne infiniscano. Venga, signor Preside, vedrà che con questo la sentiranno tutti. Grazie, signorina Davis, davvero gentile. Oh, signore e signori, ragazze e ragazzi, sono lieto di darvi il benvenuto a questa bella festa di carnevale. Spero che vi divertiate, che balliate, che mangiate, facendovi un sacco di... Madonna, ma c'è una corrente. Beh, ve ne avevo promesso un sacco di risate. Lo sai, sotto questo trucco mi sento più ardito. Davvero? Sì, davvero. Professore! Oh, buonasera, io la devo ringraziare per questo invito. Ma non sarebbe stata una festa divertente senza la sua presenza? Questo è l'unico costume che sono riuscito a trovare questa sera, va bene? È bello, è bellissimo. Mi piace. È uno chic folle. Venga, venga, andiamo a ballare. Piace ballare con me, professore? Anzi, ne sono felice. Sono certa che lei si sia fatta un'idea sbagliata sul mio conto, lo sa. Cosa glielo fa pensare? Lei crede che io sia una specie di peste, una calamità, un'autentica sciagura. Ma io non ho mai pensato niente del genere. Io, vede, sono una creatura dall'animo romantico. Amo il valzer, Prévert, Chopin, Strauss. Ecco, io sono una ragazza che non bada alle ricchezze materiali, ma chiama profondamente i sentimenti nobili e romantici. Lei mi capisce, vero? Sì, certo. Mammina, io vado a ballare, tu comportati bene, eh? Lei ha una dolcezza innata, lo sa. Professore, adesso tocca a me. Le dispiace? Ci scusi. Professore, anche Paola ha trovato il suo cavaliere, il suo bel Pulcinella. Che vista lunga che ha. Stanno bene insieme, vero? Ma per caso non sarà un pochettino geloso, professore, lo confessi? Geloso io, e perché? Perché effettivamente Luca è un ragazzo e poi c'ha un sacco di quadrini. Io invece sono una creatura tanto romantica, professore. Io adoro il valzer, Chopin, Schubert e Prévert. Io non capisco quelle che sognano le ricchezze. Sono una ragazza che ama profondamente i sentimenti nobili e delicati. Non mi è nuovo questo monologo. No, assolutamente, professore. Lo sa, io sono, come dire, una creaturina bizzarra. Una farfallina che vive di luce, felice di fare, felice gli altri. Io per donare mio amore sarei pronta al supremo sacrificio. La invito ad un maggior rispetto per il suo professore.
Ma che gusto ci provi a farmi soffrire così? Guarda, io potrei anche decidere di volerti bene, ma non riuscirei mai a strapparti dalle braccia della tua cara mammina, quella santa donna. La prego, professore, mi faccia il segno di Zorro. Proprio questa sera non ho né la spada né la frusta. Allora, professore, me lo faccio con le labbra. Cara collega Crisafulli, cerchi di darmi una mano. Questa non è una festa, è un funerale. Che vergogna! E anche questo l'ha fatto senza volere. Non sono io quell'individuo. Deve essere un altro, signor Preside. Io non ricordo, io non ho fatto cose del genere. Professore, non mi dirà che ci troviamo di fronte a un nuovo caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde, per favore. Non sono io, glielo giuro, non sono io quel tipo mascherato. Ah, basta così. Ha creato un grave scandalo.
Ma la cosa più grave è che la persona anonima che mi ha inviato questo filmetto l'ha mandato anche alla redazione di parecchi giornali, sui quali il titolo più tenero e a caratteri cubitali è stato Follie notturne nel più noto e serio istituto della capitale, eccetera, eccetera, eccetera. Che cosa ne dice? Cosa vuole che le dica? Dica lei. Non riesce a trovare scuse, vero? Ma no, non mi servono scuse, davvero. Professor Marco Allegri, lei è licenziato. Professore? Professore, allora com'è andato il mio tema? Ah, molto bene, solo che il suo tema è sfociato in un problema. Signorina Davis, io devo ringraziarla di cuore. Di che cosa? Ah, non l'immagina? Allora le do l'anteprima mondiale. Il preside mi ha licenziato. E tutto per merito suo. Bene, brava. È riuscita a ridurmi di nuovo senza lavoro. Mi dispiace. Io veramente volevo solo... Lei voleva divertirsi alle spalle della gente che lavora. E ci è riuscita. Sono così felice che rido. Rido. Ah, 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 rido. Finalmente avrò dei giorni liberi per andare a visitare i musei, frequentare le biblioteche. Potrò accrescere la mia cultura, potrò visitare gli scavi romani, gli scavi etruschi. E soprattutto non avrò più lei fra i piedi. Eccoci nel cuore della Roma antica. Alla vostra sinistra potete osservare il tempio dedicato a Venere, eretto da Adriano nel 121 d.C. Ecco, vedi, se vuoi osservare meglio, caro Attila, ti posso mettere qui in tribuna d'onore. Questo tempio è una delle più importanti rovine di Roma. Mentre Roma, dice qualcuno, è una delle più grosse rovine d'Italia. Poi tu, Attila, sei un esperto. Sei l'unico cane incrociato con un piranha. Su, su, stai calmo, Attila. Vedi com'è buono Bernardo. Vabbè che lui è un santo, San Bernardo. Siamo ai piedi del Colosseo. Che diamine, Attila, un po' di rispetto per le antichità. Lo so che lo ha costruito Vespasiano, però insomma, più avanti c'è il tempo. Ma cosa fai? Vergogna, non si fanno queste cose davanti al Tempio della Virilità. Vieni più avanti, che c'è un albero di fiducia. Su. Ecco, alla vostra destra potete notare il Tempio di Vesta, costruito nel secondo secolo avanti Cristo. Non vi interessa? Non guardate nemmeno. Annusate, annusate, magari mi trovate un bel tartufo e io risolvo la mia situazione finanziaria. Di voi che fate una vita da cani, per noi uomini non è facile. Sono stato licenziato, non ho più un soldo. Meno male che la vostra padrona mi dà 3.000 lire al giorno per portarvi a spasso. Non è molto. Comunque è meglio avere dei cani come alunni che degli alunni cani. Latino 3. Storia 2. Geografia 1. Ecco perché non sai mai dove ti trovi. Questa pagella sembra una schedina del Totocalcio. Voglio anche ammettere che i tuoi professori siano asini o insegnino male, ma guarda, condotta zero. Questo no. Sai che cosa faccio? Io ti mando in campagna ad espiare. Ti spedisco a Pesco Costanzo. E lì? Ti dispiace ridarmi la mia poltrona, per favore? Io questo non lo posso... Non lo posso... Dov'ero? Pesco Costanzo, è vero. Pascoli, aria pura, cibi naturali e soprattutto la nostra Tina. E chi è questa Tina? La figlia di Cesarina. Stanno in quella casa da generazioni. All'età di tua madre, se ti prende in mano, e guarda che ha due mani così, quella brava donna. Ed è una grande educatrice. E se io ti dicessi di no? Non puoi, ma non l'hai capito. Sei ripetente. Ma Paola, sii ragionevole, e con tutti i problemi che mi danno gli affari, con il dollaro che va su e giù, che salta su e giù come uno yo-yo. E adesso tu, ma vuoi forse farmi venire un infarto? Se mi provochi questa disgrazia, sai qual è la prima cosa che faccio, figliuola? Per prima cosa io ti diseredo. Casomai sarebbe l'ultima cosa che faresti. Sì, hai ragione. Devi smetterla con i tuoi ricatti morali, Filippone. Patti chiari, amicizia lunga. Bene, io accetto di andare in questa casa che neanche conosco. Tra le pecore, i burini, Tina e la noia del paese. Però
ad un'unica e chiara condizione. Non è che gliene dai un po' troppo? Beh, quella che ci vuole. Fa un po' te. A Marco! Mi dica, è arrivato questo per te. Che cos'è? È un telegramma, no? Eh? 500.000 mensili, lezioni recupero scolastico. Forte, che sennò questa te batte. Buonasera. Io sono... Lei è la signora Lorenza? Sì, sono Lorenza. Lei è il professorino? È un momento che c'ho sta cosa da sbrigare. Avevo detto che te sapete che questa. Ben arrivato. C'è male alla mano? Adesso sì. Ho preparato la stanza numero 9, una stanza bella, ariosa, e c'ha la vista sulla strada principale del paese, si contento? Ma non c'è una stanza più tranquilla. E non ce ne stanno altre stanze, via, via, ci sta solo la numero 9. Vuoi mangiare qualcosa prima? Sì, grazie. Vieni con me, te faccio strada. Via, bello, via. Via qua. Ah, dalla a me questa, e sarai stanco dallo viaggio, no? Va, mettete a sede, sbragate. Vieni, vuoi guardare la lista andando? Sì, grazie. Oh, buono, eh? Mannaggia, no! No, eh! Altro che preda, non diavolo! Che il baciapile! Non questa no, eh! Eccola! Vado via, se lo sai qual è il lavoratore più felice? È il prete, perché ogni mattina trova il suo datore di lavoro in croce. Cappolone, sta attento, ti spezzo globuli rossi, sai! Scopa! Ha parlato il rappresentante di Cremlino. E sono tre partite, 3x2, 6, più 500 per moccoli anticlericali, ecco, offerte volontarie per il restauro della chiesa. Pagare moneta, vedere cammello. Posso firmarti un pagherò? Il mio principale non accetta pagherò. Fate una bella coppia, te e lui. Lo credo. Te? Un bastano. No? No. Scusalo. E vuoi lasciarmi qualche cosa per il partito? Te, quando Khrushchev si fa prete. Ah! Grazie, figliolo. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi mai. Sempre sia lodato. Io non ti cerco, ma se tu mi capiti... Già te ne vai, Don Giova? Sì, grazie per la cena. La pasta e ceci era una cannonata. Troppo buono, padre. Torni a trovarci. Pace e bene. Che funzioni sempre il rene. Ecco qua. Dunque... Ma io non ho ancora scelto. E ho scelto io, pasta e ceci. Non ci sta nient'altro. Che razza di... Perché ogni volta che dorisce un uomo viene il singhiozzo? Avanti! Buongiorno. Buongiorno, professore, come va? È a lei che devo... Mi scusi, professore, per questo singhiozzo, ma ogni volta che vedo un estraneo mi prende. Oh, che distratta, neanche io ho chiesto come si trova in quella specie di locanda, spero bene. Gli dicevo del singhiozzo perché quando ero fidanzata, io ero fidanzata con uno che lavorava nel teatro, i manifesti dei più grandi artisti, l'attaccava lui. Però è finita, finita per tirchieria, pensi, era talmente tirchio che non buttava neanche i baci dal finestrino quando che partiva. Una volta per risparmiare ho comprato un biglietto di sola andata. Ma è lei che devo dare e non l'ho visto più. Senta, sono stato convocato per dare ripetizioni a una signorina che abita nel paese. Professore, io so già tutto, sa, ma che te sogni, ma che vuoi, chi sei?
Oh, questo mi sono modello per le moto. Vai via, aria, outfidersen. Professore, io spieghi un po' lei che nomo che se ne deve andare. Ma insomma, Cesarino, non ti hanno mai fatto vedere una mia fotografia? A me no. Non c'è un'altra uscita. Perché? Me ne voglio andare. Paoletta! Oh, no. Ma che crede di essere? Perché mi ha preso? Mi ha fatto venire fin qui con l'inganno. Io ho la mia dignità e non accetterò mai. Professore, per piacere, non se ne vada, non faccia così. Non vorrà farmi credere che ce l'ha ancora con me per via di quella birichinata. Birichinata, eh? Mi ha fatto licenziare per quella birichinata. E adesso magari dovrei prepararla per farla promuovere e trovarmela lì di nuovo a ottobre con tutte le altre a combinare chissà quanti guai. Ma io in fondo le stavo offrendo un lavoro. Meglio morire di fame. Ma possibile che non preferisca dare a me le sue lezioni che quei cagnacci? I cani sono molto più educati di certe persone di mia conoscenza e chi vuole intendere, intenda. E la sua ultima decisione? Ultimissima. Professore, allora io mi vado ad ammazzare. Va, va. Vada pure ad ammazzarsi e faccia con comodo. Oddio. Ma quella è pazza. Vuoi vedere che l'ha fatto davvero? Paola! 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 Oddio, l'ha fatto. Paola! Perché? Perché? Ma possibile che non me ne vada bene uno nella vita, mai! Paola! Paola! Paola, ti darò lezioni per tutta la vita, Paola! Ma io scherzavo! Professore? Le lezioni mi bastano fino a settembre. Ci vediamo domani mattina a casa mia alle 8, va bene? E mi raccomando, puntualità! Bye! Allora, siamo qui per riportarci al livello degli altri. E per questo sono importanti tre cose. Primo, puntualità. Secondo, serietà. Terzo, grande costanza. Non si preoccupi, professore. Ho messo la testa a posto. Anzi, ho deciso di cominciare dalla storia. E storia sia. Per cominciare, possiamo parlare di ciò che avvenne nella battaglia di Waterloo. Napoleone, contro la sua grande armata, ritrovò schierati i migliori eserciti di tutta l'Europa. Ma non fu Napoleone che disse che la miglior vittoria con la donna era la fuga? Sì, sì, credo di sì. Ma questo non è assolutamente valido ai fini degli esami. Già, ha ragione, professore. Era il 18 giugno del 1815. Napoleone, contando sull'arrivo del generale Lefebvre, che doveva coprire l'ala destra del fronte, la foresta con gli animali. Ma quali? Non ce ne sono animali qui. Va bene, figlio mio, ma stai attento lo stesso e mettiti la maglia pesante. Va bene, mamma. Dunque, signorina, se lei è d'accordo, oggi riparleremo di Napoleone e delle ragioni per cui si ritirò, anzi, fu costretto a ritirarsi dalla Russia, ma... Ma lei non mi sembra particolarmente attenta. No, veramente sono stanchissima. Perché? Non ha dormito questa notte? No, ho dormito anche troppo, è proprio per quello. Che vuol dire? Vuol dire che ho fatto un sogno faticosissimo. Mi sono svegliata proprio stremata. Glielo posso raccontare? Ma signorina, qui dobbiamo fare lezione. Su, professore, faccia il bravo. Che lei sicuramente sa tutto e sui sogni me lo può interpretare. Ho letto qualcosa di Freud, l'ho letto, ma... Quello della psicanalisi? No, quello della frutta e verdura. Allora ascolti, dunque, c'era un vento fortissimo che ululava. E mi scompigliava tutti i capelli. Eravamo su una spiaggia grandissima. Eravamo chi? Io e lei. Io e lei chi? Lei tu. Tu io? Sì, lei cavalcava, cavalcava e continuava con il suo cavallo sfavillante verso l'arcobaleno come un cowboy. Era agilissimo. Io desideravo tanto stare con lei. La chiamavo, ma lei, niente. Ogni tanto si girava, mi sorrideva e continuava a salire ad andare avanti. E io non la raggiungevo mai. Secondo lei, cosa significa? Beh, cosa significa? È molto semplice, direi. Ah, allora ha capito tutto. Sì, dal sogno ho capito tutto. Lei ha delle lacune affettive profonde. Vede, avrebbe bisogno di una persona al suo fianco capace, forte, protettiva, in grado di guidarla, ecco. E chi sarebbe questa persona? Non certo una qualsiasi, non può essere chiunque. Ma
Allora è abbastanza chiaro, no? Beh, il sogno è molto chiaro. Ma preferirei tornare su Napoleone, se non le dispiace. Buon uomo, chi è lei? Senta, come si chiama questo paese? E che te frega te? Credo che siamo proprio arrivati. Andiamo ragazzi. Venite, andiamo ora! Non vi perdete! Sono arrivati i miei amici. Oh no, un'altra volta. Ciao ragazzi, ciao! Ehi, tu chi ti siete? Ciao! Finalmente sei arrivata! Ehi, Mimma! Ma che sorpresa, ma come mai siete venuti fin quassù? Siccome sono già cominciate le vacanze di Pasqua, no? Allora ci siamo detti, andiamo tutti quanti là in colonia a comportare la nostra deportata? Bravi! Paola, avevo tanta voglia di rivederti. Che carino! E tu? E io che? Beh, non hai avuto un po' di nostalgia? Di noi. Ragazzi, non ce la facevo proprio più in mezzo a questi cavernicoli. E poi con quel professore sempre appiccicato le costole. Che aspetto dottorale che hai il nostro professore. Oh, che bello. Professore, buongiorno. Buongiorno. Come sta? Tutto bene? Prima che voi arrivaste sì, ma adesso? Ma che siete venuti a prendere in giro? Ragazzi, volete prendere in giro il professore? Ma no, professore. Di poi, tutti donne. Signorina, si contenga. Signorina, le ricordo che abbiamo interrotto la lezione. Sentite, cosa vi dicevo? Ora rientri, la prego, saluti i suoi compagni e torni ma a studiare. Ma no, professore, lei vuole scherzare? Fare. Ma guardi che sarebbe una grande maleducazione abbandonare qui i miei amici che sono venuti apposta da Roma per trovarmi. Ma lei non ha proprio il senso dell'amicizia. Anzi, diventa sempre più orso. Guardi, ho deciso. Oggi la lezione gliela do io. Una lezione del vivere insieme. Giusto. Chiara, una lezione di vivere sociale. Ehi, ma non c'è qui un posto dove ballare? Volete un posto dove ballare? Ma sicuro che c'è. È un dancing star. No! Chi è? Di Pasqua? Va bene un po'? Aspetta un po'? È di Pasqua? No, è di Quaresima. Hai visto? Dai, forza! Dai! Benvenuti a Dancing Star, il più bel locale della zona. Fatemi sotto, ragazzi. Sì, la salma l'hanno già portata via. Ma quale salma e salmone? Ma sta scherzando, accomodatevi. Ehi, ragazzi, che posto. Allora, volevo entrare? Ci sono anche le lampade. Ragazzi, c'è pure il giubbotto. Dai, ma che cos'è questo? Un catafalco? E senza dubbio un reperto preistorico. Io non ci sto a capire più niente. Ma che cosa vorrebbe essere questo coso, per favore? Ma quello è un jukebox, è la più grande invenzione americana. Metti i soldi e poi balla appena settimana. Hai visto? È completamente automatico. Oh, ma che c'è vedo? Ma guarda, ragazzi, ma sto avendo delle allucinazioni auditive. Ce lo vitalizziamo un po' questo motore. Dai, 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 perché mi piace di cantanti miei? E mo che fai? Ci metto i soldi. Dammi le mie soldi, te lo fa vedere io come funziona. Ma non bisogna metterci i soldi. Ma che ci vuoi mettere? È automatico, eh? Ehi, tu? Per scatenare, eh? Ma io non so ballare. Io invece voglio che balli. Per favore. E te lo tolga. Non insistete. Non ha resistito, vero? Ho detto no. Venga, venga.
Tutta la schiena indolenzita. Si sta meglio qui, è vero? Lontano da quel pigia pigia, da tutto ma quel fumo, sensibile. Da quella musica assordante. Ma cos'è, un igienista? Beh, le dirò. Mi piace l'aria pura della notte. E non le vengono in mente leopardi, manzoni, foscolo, eccetera, eccetera? No. Per questa sera le nostre lezioni sono finite. Voglio godermi quest'aria pulita, il fuoco acceso. La luna, lei. E chi? Lei tu. Ah, oh, finalmente ti sei deciso a darmi del tu. In fondo siamo quasi coetanei, no? Sì, su questo hai proprio ragione, sai. Ti senti meglio adesso? Sì, sì, mi sento molto bene, mai sentito meglio. E poi è bello stare lontano da quelle battaglie, da quella baraonda. È strano, sai? Tante volte, osservando i tuoi occhi, mi è sembrato quasi di poter leggere nei tuoi pensieri. Quasi come se ci fosse un contatto telepatico tra noi due. E a volte, quando mi ritrovo da sola a pensarci, sento proprio il bisogno di averti vicino e raccontarti tante cose che non potrei mai dire a nessuno. Ma ora che siamo qui, che il momento giusto c'è, mentre ti guardo, vedo che non sei proprio bello, che non sei un fusto, che non sei il massimo, insomma. Però c'è qualcosa in te che mi attrae. Ma hai soltanto ballato o anche bevuto là dentro? O ne stai meditando qualcun'altra delle tue? Troppe carinerie questa sera. Gli occhiali, questa pennellata di romanticismo. Lo so che non ti fidi di me. Ma è solo perché non mi conosci ancora bene. Beh, non so se sia un bene o un male. Senti, è tutta la serata che stai masticando quella gomma. Non vorrei proprio essere al suo posto. Quale gomma? Nervosa. Dopo questa vita che si dimentica di te, dopo questo cielo senza arcobaleno, dopo la malinconia che mi prende ogni bugia,
sarà. Dopo il sogno delle Hawaii, non so ancora il suo nome. Tina. Tina? Sì, diminutivo di cretina. Ma come mai lei vive in questo paese? Beh, vede, io prima vivevo a Milano in una grande famiglia, poi dopo la morte di mia madre, Mr. Davis mi ha detto, Tina, perché non ti sistemi alla villa? Tanto a te, chi te Sevilla? Devo tanto bene, Mr. Davis. E poi Sevilla, perché col carattere che c'ho. Perché? Che carattere ha? Attento, io ti sorveglierò. Se il patto è chiaro, eterna l'amicizia. Attento, sta cresce bene Paola, figlia di Pippo, e io non permetterò che se la pappi. Attento, la responsabilità è solo mia. La scolara deve studiare e il professore stia al posto suo. È quello che vorrei fare, cara signora. Signorina, prego. E se avesse delle esigenze, casomai, ci sto qua io. Verrò all'altare di Dio, del Dio che rallegra la nostra giovinezza. Per lui. Ma dov'è la giovinezza? Di giovani qui non se ne vede più uno. Nella parrocchia ci vengono una volta sola nella vita, quando si devono battezzare, e anche di quello me lo conservano un pessimo ricordo, perché il sale in bocca, il capo nell'acqua santa, appena crescono un pochino dove vanno? Nei bar, a divertirsi con i jukebox, a divertirsi con i Beatles, e intanto la chiesa la va in rovina. La chiesa va in rovina! Dovete dare di più per le riparazioni, qui crolla tutto! Date, che altrimenti è andata all'inferno! Guardate anche il vostro sindaco! Grazie! Comunista e bestemmiatore, incallito mangiapreti! Premiato dal partito anche lui! E da una mano per la questa! Per oggi basta! Andate a casa! Se no qui si finisce tutti sotto le macerie! Sia lodato Gesù Cristo! E sempre sia lodato! Padre Dio, ma
tanta roba. Che danno poco, e lascia, no? Rimettici i soldi, mascalzone, quelli che t'ha rubato. Tieni, affamatore di chiese. Mi sono un po' di quelli che mi hai fregato all'osteria. Eretico. Eretico? Eretico no, eh? Metti i soldi. Va bene, eretico no. Vieni a cenare a me questa sera? Sì. Padre, avrei bisogno di parlarti. Ah, ti devi confessare? Non precisamente. Io vorrei chiedere un consiglio a lei, che è un uomo di chiesa e ha un cuore sensibile. E di cosa si tratta? Ecco, vede, io sono un insegnante privato di un'allieva di 18 anni. Un'allieva di 18 anni, eh? Qui ci può subito la nicchia, vieni. Ma guardi, che lei fraintende. Lascia perdere, questo è il mestiere mio, sono atti impuri, buttati in ginocchio. Non si tratta di atti impuri. Non ti meravigliare perché qui casca tutto a pezzi, in ginocchio. Dunque. Ave Maria, signore, ricorda che la nostra anima deve essere come una tovaglia candida. Padre, guardi che io non ho commesso nessun peccato. Io sono semplicemente innamorato di lei, tutto qui. Ah, e ti par nulla? Ma perché, padre? Amare è peccato. Sì, sì, specialmente quando una ragazza ti viene affidata per essere istruita. Senti, te comportati da professore e Paola non la turbare con il tuo amore. E alla fine sposerà chi Dio vuole o chi vuole lei, tanto di questi tempi. Paola. E lei come fa a sapere che si tratta di Paola? Onini, visto che questo paesino c'ha qualche decina di milioni di abitanti di meno di New York, le cose si risanno. Te non puoi tradire la fiducia del babbo di Paola. Comportati professionalmente e soprattutto non usare il tuo ascendente su di lei. E sarebbe disonesto. Padre, questa è la cosa che più mi tormenta, ma che cosa devo fare? Noi siamo innamorati, tutte e due. Oh, tutte e due? Tutte e due. Ci rivuole la nicchia, giù. È scattato il peccato. Marco. Sì, padre. Marco, comportati seriamente, razionalmente, da professore, non da innamorato. Pensa alla differenza sociale che c'è fra te e lei. La gente dirà che tu lo fai per i soldi. Hai capito? Sì, padre. Oh. Dieci pater ave gloria. San Nicola, aiutami, dammi la forza di resistere. Arma virumque cano, troie qui primus aboris Italia veni. È stato bello ieri sera? Prego. Non dico che ieri sera è stato bello sotto la luna, vicino al fuoco, al mare. Arma, virumque cano, troie, qui primus aboris Italia veni. Ma come, hai già dimenticato? Signorina, desidererei che lei s'applicasse un po' di più allo studio. Ecco, prenda il suo libro di latino. Adesso ho capito. Il classico maschio italiano, falso e ipocrita. Come si permette? L'episodio di ieri sera non deve condizionare il nostro rapporto. Io ho il dovere di insegnare e lei di imparare. Tutto qua. Sono stata proprio una cretina. Adesso me ne rendo conto. Signorina, ritorni al suo posto. Ma va a quel paese. Udite, udite, ascoltate! Un parroco di tanto bravo, una bellissima festa della beneficenza, professore, oggi ego sum stufatam. Esco. Vado dai miei amici. Il latino, se lo studi lei. In onore di San Donato, senti un po'. Per San Donato sì, mai che pensassero di dare una festa per restaurarmi pure a me. Senti un po'. Ma tu sei sicuro che sei proprio un professore? E senti un po'. E va a quel paese pure tu, va. Sembra di stare in una gabbia di matti. Ma non è un professore. Ciao, Luca, come stai? Paola, tesoro, sono andato in giro per i campi, era bellissimo. Ho colto questi fiori per te. Che pensiero gentile. Lo sai che mio padre e il tuo si sono messi insieme per costruire barche? Ah, che bella novità. Vedo già l'insegna del cantiere, i due ladroni S.P.A. E dai, non scherzare, volevo dire che... Che cosa? Siccome si sono messi insieme loro due, anche noi... Cosa che potremmo metterci insieme anche noi? Ma che belle idee che hai. E invece sappi che questo non succederà mai. Ciao! Ciao! Allora Paola, qual è il programma di oggi? Dunque, aspetta, un attimo che ci penso. Ci ho pensato, andiamo. Oh, il professore, quanto è bello. Professore mio, sapesse quanto sono contenta di rivederla. San Nicola, aiutami tu. Anche a me. E senta professore, le posso dire una cosa? Senti, quando l'altra sera, no? Ho visto come la trattavano gli albensi. Sapesse quanto ho sofferto. Allora io mi sono accorta veramente di volerle moltissimo bene. Perché vede, io in quel momento avrei voluto, non so, avvicinarmi a lei, abbracciare lei, baciare lei. La prego professore, mi dia un bacio. È tanto tempo che lo desidero. La prego professore, mi dia un bacio. E va bene. Grazie. Chiudi gli occhi. Udite, udite, scusate.
Ascoltate! Lupo Don Giovanni ha organizzato una festa di beneficenza in onore di San Donato per la chiesa che sta a Cascapezzi. Tutti siete invitati a contribuire. Giovinotti, perché non ci aiutate anche voi? Ehi ragazzi, sapete che non è una cattiva idea anche per ammazzare la noia? Perché non diamo una mano anche noi, eh? Invitate voi il professore, dai! Ci vuole solo un po' di fantasia, la vita si trasforma in poesia. C'è un'altra dimensione, a tutto sempre c'è una soluzione. C'è un'altra dimensione, a tutto sempre c'è una soluzione. Lo spruzzo di vernice colorata e vedi che si aggiusta la giornata. C'è un'altra dimensione, a tutto sempre c'è una soluzione. C'è un'altra dimensione, a tutto sempre c'è una soluzione. Tappeti di velluto ricamati per ritrovare sogni ormai perduti. E come per magia la tua tristezza un mago porta via. E come per magia la tua tristezza un mago porta via. Altri due polli, brava! E si metterà su un serraglio. E vuol dire che l'altar maggiore. E lo farò con tre o quattro mortadelle, una quarantina di salami. Sì, via di qui! Oh, guarda che belle salsicce! Mando il salame! Allora, tu mettiti questo, direttamente. Oh, senti, vai là! A te questo dovrebbe stare bene? Oh, guarda che io offerte da fare un gelò. Ma guarda che accettiamo qualsiasi cosa. Allora di a te questo. E per la Madonna, ma insomma. Per la Madonna, sì, appunto, ragazzi, per la Madonna, senza dubbio. Per la Madonna, grazie. Grazie. E siamo anche gasati al punto giusto. Inizia l'avventura, questa sera qualche cosa nascerà. C'è scritto fra le stelle buonasera, un tuo sorriso e nasce primavera. E come per magia, la tua tristezza un mago porta via. Non ti pare che sia un po' troppo grosso? Quattro salsicce di resto, padre? Va bene, ma non entrate quattro perché stanno facendo ancora le prove, eh? Facciamo di ogni sogno una bandiera, per rendere la vita un po' più vera. Signore e signori, un attimo di attenzione. Inizia lo spettacolo. Ecco a voi la morte del cigno. Dai, dai, ti aspettano. No, Luca, no, non ce la faccio. Ma Paola, sono sei bellissima, su. Dai, no, chiama conto. Mimma, chiama Loca, chiama chi vuoi. Ma io mi devo scaldare i muscoli. Stefano, Stefano, sei pronto per fare scena? Sì, ecco, arrivo con Loca. Eccola, eccola, ecco la mia prima donna. Dai, sbrigati, non perdere tempo. Aspettate, Loca non è ancora pronta. E ora come si fa? Rimedio io. Voilà, signori e signori, buonasera, siamo qui per una serata galante in onore dell'illustre patrono locale Santo Donato, per cui esibiamo immediatamente il classico numero del fleur, del fiore. Voilà, signori e signori. Ed ora il secondo fiore. Voilà! Voilà! E voilà un bel applauso! Signore e signori, grazie, molto gentili. Ed ora, signore e signori, andiamo ad esibire il secondo numero, quello della corda che si tiene dritta da sola. A me la corda, grazie, molto gentile. Voilà, andiamo ad eseguire il numero della corda che si regge dritta da sola. Voilà la corda! Voilà! Ed ecco finalmente l'occhina parlante e danzante che risponde a qualunque tipo di domanda che loro signori ci vogliono fare. Occhina, fatti là. E voilà, sì, signori, i loro signori possono fare qualunque tipo di domanda all'occhina. Prego, signori. La domanda la faccio io. E non si permette, la prima domandina ce la faccio io. Occhina, birichina, la vuoi la lattughina? Ma dai, e basta i fagioli. Come dici? Come dici? Come dici? Com'è che dici? L'occhina parlante ha detto magara! Un bel applauso per l'occhina parlante, un bel applauso! Ma che gli stai a raccontare?
grazie, Liliana. Non vi preoccupate, io sto bene, sono reggete, attesa, la bloccate. Please, please, voi. Quando tocca a me? Ma ho capito che non sono io, sì, perché vabbè. Ci vuole ben oltre con chiosco di vino. Torna indietro, continua a cantare. Osteria numero uno, come vuoi. Ma che stai stando a cubino? Ma non siete cittadini, ma una massa di burini. Ambriacona. No! Ma mi abbassi le pecore! Osteria numero due! Avete più corna con due! Guardi, il secchio d'acqua passa! Guardate! Sono una rifista! Non ci vuole, ma fuori, ma chi gli ha dato da bere a quello? Se gli telefonano da Frascati, la si imbriaca! Grazie, pubblico, il delirio! Grazie, Ciao! Ciao! Come dici che sono bravo, guarda veramente, ma guarda. Andiamo, Mimma. Cesarina, vai tu, va. Salvaci la situazione, sì. Cesarina. Ma quando tocca a me? Oh, che meraviglia, questa musica. E vai. Era meglio io quando ero giovane. Aspetta, fata. Eccate questa! Mamma! Mamma! Mamma, me l'ho dimenticata! Permesso, permesso! Signori, venite, sennò fra poco finisce male! Se vi vedano stanno più calmi! Le barriere da spazzatura! Bravo, spirito! Un'altra schivetta c'è stata preparata, posso bene! Ho fretta, non posso parlare, ora viene la sorpresa. Chi non te ne vai, da dove è la sorpresa? Allora venga qua. Grazie. Calma. Calma. Gentile colto pubblico, non sono qui in veste di vostro sindaco, ma di artista. L'artista dei animali? E eseguirò per voi la farfalla. E che è sta farfalla? Buoni. Che fa, vola? Buoni? Ma sindaco, faccio la lumaca! A te! Zitto, razza ben colto! Io per te non ci vado più! Che l'hai persa? Sì! E mo che l'ha ammazzata? Si è visto? Aio, faccio un po' di rispetto per l'arte, capo! Adesso tocca veramente a te. E va bene. Bravo. Non me la sento. Coraggio, vai. Cantiamo la canzone che abbiamo provato. Ma signora, io non voglio cantare con lei. Mi obbliga. E piano. Dobbiamo aiutare Don Giovanni. Sei se voli e non vuoi lasciarmi volare, che angelo sei se canti e non vuoi lasciarmi cantare, che senso ha un sorriso che sa di paradiso, se paradiso poi non è. Che angelo sei se non mi conosci l'amore che va.
gocce d'acqua che giocano sul vetro. Ci ritroviamo io e te, amore mio, ci sono io vicino a te. Felici o no, complici sì, amanti un po'. Sei come sei, non cambi mai, sei imprevedibile. Tra noi non c'è il tempo per un'abitudine. Amore mio, ci sono io vicino a te. Felici o no, fai duro ma poi mi parli d'amore. Inverno e primavera, il giorno e poi la sera, in questa vita mia con te. Amore mio, ci sono io vicino a te. Felici o no, complici sì. Hai salvato lo spettacolo. Grazie. Sei stata stupenda. Guarda, questa collana l'ha data mio nonno a mia nonna come un pegno d'amore. E per me? Solo tu puoi portarla. Guarda, guarda, si è fatta una barca di quattrini. E poi ci sa un sacco di roba da vendere. Tutta roba di prima qualità, sai. La si può rivendere ai commercianti. Certo, tutti i salami, eh? E poi ci hanno regalato un caprone, un ciugo. Oh, questa volta all'altare gli fo anche la fisside. E poi compro un piattino nuovo per le comunioni, vero? Perché... Bella, la parola Madonna di Botticelli. Lui pensa più alla Madonna che ai Botticelli, ma stanno bene insieme. Li sposerei anche domani. Sembran fatti uno per l'altra. Sai, Luca, ho riflettuto parecchio sulla tua proposta dell'altro giorno. E in merito a questo ho una risposta da darti. Sono fatti l'uno per l'altra. No. Questa collana è bella. Tanto. Mi sta anche bene. Però è meglio che la rimetti nel cassetto di tua nonna, sai? Buongiorno, signorina Paola. Se metta comoda che gli porto subito il suo cappuccino cardo con 2 cucchiaini di zucchero. Amore mio, la 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 la. Siete stati proprio bravi ieri sera, eccezionali. Amore mio, ci sono io, la 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 la. Quando si è bravi... Lorenzo, sei allegra stamattina, eh? Cuore allegro, Dio l'aiuta. A proposito, Don Giovanni ha rimediato tanti di quegli sordi che non solo la chiesa, ma pure la canonica fa restaurare, e compreso l'upullaio. Sono contenta, così la smetterà di parlare male di noi giovani d'oggi. Buono questo cappuccino.
Ma il professore dov'è? Nel suo momento sta seduto. È seduto? Dove? Sul pullman, che è partito stamattina. È partito? Perché? Perché parte tutte le mattine alle 9. Il professore? Lo pullman. Ma stamattina è partito pure lo professore. E t'ha lasciato questa. Leggila forte, così mi diverto pure io. Paola, il tuo gioco, la tua ambiguità, sono impossibili da accettare. La 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 la. La tua continua voglia di giocare con i miei sentimenti, il tuo ceto sociale diverso dal mio, mi fanno capire che è giusto dirsi addio. Marco. Quella è una squadra d'amore. Ma perché? Morale. Secondo te quella è una squadra d'amore? Ma che ne sai? Non ci capisci niente, ma state zitto. Ma che dici? Ma. Mettilo in gallo, non ti brucerà. Un come? Buono. Disgraziato! La grazia cristiana! Che ti porti la mano sul lato a te! Lasciate le mani, guarda che questo ci scortica tutti! Che ti chiappano accidenti! La pagate, Pietro. Ma che ci fai tu qui? Come che ci faccio? Niente, volevo provare l'ebbrezza di come si prende un mezzo pubblico al volo. Sei talmente pazza che hai fatto perdere la testa anche a me. È la prima volta che corro dietro a un uomo. E l'ultima. Ma dove vai adesso? Io sono arrivato. Tu parti o resti con me? Io resto con te.